non si vede dal mattino, il mio non è iniziato nel migliore dei modi. Ho spostato, ho già pulito il filtro che non era intasato e non riesco a capire come mai è caduta, cioè è caduta, è uscita tutta l'acqua. Sempre piena di detersivi, ancora sono sempre quelli. Questi qua hanno, quando è che te li ho fatti vedere? Sarà almeno 4 mesi fa, cioè dov'è? È fino qua. Ne ho proprio tanti tanti tanti, proprio perché ogni volta che ci sono le offerte compriamo. Ho detersivi dentro la cesta là dietro, dopo te li faccio vedere. Allora, mentre siamo qua, direi che possiamo unire l'utile al dilettevole, quindi controlliamo un po' dentro queste ceste. Qua ho tutti i Micro Magic, quei panni fantastici che non ci sono più, l'azienda non ne fa più. A me li ha dati la zia di Mile, perché anch'io ero andata sul sito, che sono quelli che utilizzo per i vetri, che sono fantastici. In realtà andrebbero utilizzati asciutti, tanto è vero che nelle istruzioni che la zia di Mile mi ha mandato c'è proprio scritto che il panno va utilizzato asciutto, adatto a tutte le superfici lisce come vetro, finestre, specchi, acciaio inox, rubinetti, ideale per PC, smartphone e televisori, pulisce senza lasciare rigature, striature, perucchi, lavabile a 40 gradi. E c'è proprio scritto che va utilizzato asciutto. Io, sapete come la penso sui panni asciutti? Tra l'altro ne stavamo proprio parlando su Instagram. A me il panno asciutto mi dà la sensazione che non pulisce. E attenzione, non sto dicendo che questa è una verità assoluta. Sto dicendo che ognuno a casa sua è giusto ed è libero che pulisca e si comporti come meglio crede. E sto anche dicendo che non esiste una regola generale per il panno migliore, il detersivo migliore, perché cioè alla fine credo che la cosa sia soggettiva. Tipo, allora, questi me li avevate consigliati voi, adesso non mi ricordo chi, li ho presi e io non mi trovo bene e sono ancora qua e potrei regalarvi. O magari li tengo qua. Questi invece sono quelli là che utilizzo, che ne ho uno della in cucina. Questo lo uso per andare a pulire il piano cottura. E anche ogni tanto il lavello asciuga e lucida. E la cosa bella che ho scritto che si può utilizzare senza detersivo e funziona, perché l'ha provato anche Mile. Questi sono quelli là della Spontex, quelli che ho preso ieri, l'altro ieri, dove sono? Sono ancora qua, che mi sa che darò alla vicina. Sono questi qua. Io con questi non lo so, non mi trovo bene, ho la sensazione che non asciughino bene e poi sono piccoli, io ho bisogno di avere la mano piena, quindi vedi anche lì torniamo non c'è il panno perfetto, non c'è il detersivo perfetto, come non c'è un modo di pulire perfetto. Questo cos'è? Devo fare. Come non c'è un panno per pulire perfetto. Io credo che ognuno a casa sua è giusto che pulisca nel modo in cui vuole, utilizzi i detersivi che vuole e soprattutto i panni che vuole. Su Instagram parlavamo del fatto, avevo condiviso una risposta in direct dove si parlava del panno umido. Insieme a altre persone, come magari alcuni di voi che adesso stanno guardando questo video, si trovano bene a pulire solo con il panno umido, mentre altre con il panno asciutto. Ma questo non vuol dire che io pulisco meglio di te, perché ci tengo sempre a precisare questa cosa. Anche, oh, si è spenta la ventola, meno male.
Ci tengo sempre a precisare questa cosa perché magari alle volte faccio dei reel o magari adesso che sto facendo più video faccio dei video di pulizia e non vorrei mai che passasse il messaggio del io so pulire e tu no, si pulisce così, quindi come lo fai tu non è pulizia o viceversa, no? Comunque, continuiamo a mettere in ordine in queste ceste. Coprimaterasso, non lo trovo. Assurda questa cosa, vabbè, fa niente. Domani, tanto domani sarà già asciutto, vado a rimetterlo. Non riesco proprio a capire dove possa essere. Ti avevo detto che domani si sarebbe asciugato il coprimaterasso, l'avrei messo? No, perché ci ho impiegato un'ora e mezza a fare il letto. Io questa cosa del vedere, sai, il piumino che si arrotola, il piumino arrotolato, che sembra così semplice quando guardi i tutorial degli altri, io non ci riesco. Non lo so, non riesco a capire dove sbaglio e faccio più veloce a farlo come lo faccio io normalmente. Che metto gli angoli, faccio ancora più veloce quando c'è mille, una a destra, l'altra a sinistra, lo tiriamo ed è davvero un attimo. C'è un signore che ha preso il vizio di venire a fumare qua sotto. E quindi quando sono a casa che mi accorgo bene, se no ci sono delle voglie, io questa finestra la lascio sempre, sempre aperta anche d'inverno. La lascio aperta anche d'inverno perché la finestra adiacente al bagno, sai che il mio bagno è cieco. È solo che adesso devo chiuderla perché come in questo momento tu lasci aperto per far areggiare, cambiare aria e arriva lui che si mette qua sotto a fumare, cioè con tutti i posti. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Just as surprised as you.
Che uscirà per qua perché adesso è spento, pulsante di modalità automatica, anelli luminosi dell'indicazione della qualità della devo provarlo. Qual è la modalità automatica? Sarà là. Allora, io adesso ho messo modalità automatica, vediamo cosa succede. Adesso infatti ho messo la velocità automatica, quindi lui in automatico adesso capisce la purezza dell'aria e a che velocità deve andare. Infatti vedi che si è spento tutto, sta andando proprio ad una velocità lenta, quindi dice che praticamente quando il filtro è tutto blu vuol dire che l'aria è ottima. A questo punto o si tratta di polvere, ma lo scopriremo domani mattina in base ai miei occhi perché non mentono, è il naso di Mille, o rimane confermata la cosa che in questa stanza c'è la muffa. E quindi, nel caso fosse la muffa, stavo guardando che questa azienda ha anche il deumidificatore, dovrebbe essere questo, giusto? Sì, che prende l'acqua. Adesso vado a vedere sul sito quanto costa. Ok, io lo voglio mettere qua perché almeno al centro della stanza. Abbasso la ventola, la metto a 1, finestra chiusa, porta chiusa. E adesso vado a finirmi di leggere le istruzioni per capire se tutto blu vuol dire che l'aria è pulita oppure se vuol dire che l'aria è sporca. E tanto vi aggiorno poi domani. Ragazzi, io chiudo quel video perché sono davvero stanca, quindi quello che farò adesso sarà quello di mettermi proprio sul divano e rilassarmi e riposarmi un attimo, poi preparo qualcosa da mangiare. E il pomeriggio vado al lavoro. Grazie se sei stata con me fino alla fine di questo video, spero di averti fatto un pochettino di compagnia. Tu sicuramente, come ti sto ripetendo ogni giorno, mi stai dando compagnia.